dove possiamo trovarli, perché è bellissimo il progetto. Di che fondi parliamo? Come, dove troviamo le risorse e quante? Spieghiamola su di che cosa parliamo. Parliamo di un grande progetto di trasformazione urbana di Piazza Garibaldi e di un nodo trasportistico che concentra lì tutta la mobilità prima di farla entrare nella città di Napoli. I fondi sono quelli nostri, della regione, sono quelli del piano nazionale di resilienza e sono i fondi europei, perché avremo bisogno, come del tutto evidente, di quasi 1 miliardo di euro per fare la nuova sede della regione, per realizzare parcheggi interrati all'uscita dell'autostrada e per realizzare la riqualificazione urbanistica di cui stiamo parlando. Ma è un'occasione unica per Napoli di realizzare un pezzo di città europea moderna a livello di Berlino, di Londra e di Barcellona. Secondo lei che tempi ci vogliono e quanto tempo abbiamo per non sprecarli questi fondi? Dipende dalla palude burocratico-amministrativa. Dobbiamo essere bravi a bruciare i tempi, ad avere il coraggio di decidere e dobbiamo fare anche procedure di gara tali da consentirci di avere 3 turni. A Berlino si lavora 24 ore su 24. A Napoli, in Campania, abbiamo una temperatura magnifica, possiamo fare tranquillamente i 3 turni, ovviamente. Chi fa il turno di notte deve avere lo straordinario notturno, ma credo che dobbiamo darci tempi di realizzazione adeguati all'Europa, non alle vecchie pratiche dell'Italia. Ma quindi il progetto esecutivo esiste già, Presidente? Lascia capire. Esiste. La regione ha il progetto esecutivo? Perché se parla di appalto, c'è già. Progetto esecutivo lo devono elaborare ovviamente i tecnici incaricati e quindi va fatta una gara di progettazione o un concorso di progettazione. Parlo ovviamente della nuova sede della Regione. Stiamo definendo con il Comune di Napoli la parte urbanistica. Una volta isolata l'area che interessa la regione, partiamo immediatamente con la gara di progettazione e subito dopo con la gara per la realizzazione. I tempi europei del PNRR sono proprio rapidi, cioè nel senso è dal 2023. No? Per la nuova sede parliamo di fondi della regione e di fondi dell'FSC, quindi siamo sganciati, ma per quello che mi riguarda i tempi sono 3 anni e mezzo, non di più. Si è parlato anche di investimenti privati oggi, Presidente, quindi si prevedono? E certo che si prevedono. L'iniziativa è stata promossa da investitori privati. Il senso è un po' questo. Nell'ambito del disegno di trasformazione urbanistica della parte orientale della città di Napoli, la Regione ha proposto di fare il lungomare orientale, un parco pubblico davanti all'Hotel Ramada, via Galeo Ferraris, eccetera. In questo contesto vi sono sia preesistenze industriali che vanno riqualificate, sia investimenti industriali che possono essere realizzati con capitali privati. Mettendo insieme questo flusso congiunto di risorse, noi possiamo davvero determinare una svolta di sviluppo nella città di Napoli. Questa è l'ambizione che abbiamo oggi. Presidente, lei ha detto ci sono le condizioni giuste dopo 10 anni di illusioni a Napoli, appunto, per creare sviluppo e la trasformazione urbana. Quindi il sindaco diceva Napoli di fatto è in dissesto, sembra che dopo il patto per Napoli il governo insomma sia un po' scordato. E bisogna fare in modo di ricordarlo. Lei pensa che siano, come dire, allegri quando devono trasferire risorse al sud? Lo faranno sempre con grande sofferenza. Dobbiamo combattere, dobbiamo dare una mano tutti per strappare le risorse necessarie. Ovviamente, regali non ne faranno, ma se c'è un'amministrazione che dà prova di serietà, che si impegna ad incrementare le entrate proprie, a risolvere il problema storico di Napoli, dove la tassazione sembra un optional, che comincia a mostrare concretezza operativa, credo che anche il governo nazionale possa avere la sensibilità politica, perlomeno per garantire, come dire, una dilazione dei pagamenti lunghissima. Ecco, questo può essere molto utile per Napoli, ma è chiaro che dobbiamo combattere per strappare queste risorse.